Eccome, sono state riprese quasi, ma c'è già Massimo che lancia la volata. C'è Massimo con Chantal al Pecoro. Simlo al comando, Simlo al comando. Esce Pecoro, Pecoro sulla destra. Doppietta, doppietta per Chantal al Pecoro. Seconda c'è Massimo, terza Elisa Bianchi. Terzo posto per un'altra ragazza giovane, una talentuosa bresciana, portacolori della Flanders Love. I vostri applausi per Elisa Bianchi. Sono il secondo posto, seconda nell'edizione 2022, seconda nell'edizione 2023, portacolori della Breganze Millennium. I vostri applausi per Giada Silvo. Sarà il direttore sportivo, Sara Pillon. Ci erano riuscite in due, signore e signori, Rossella Ratto e Silvia Persico. È la terza atleta nella storia, in 23 anni, di Coppa Rosa Borgo Valsugana a fare doppietta. È una ragazza friulana, portacolori del Consiglio, è la campionessa italiana della prova in linea su strada. Tutti gli applausi sono per lei, Chantal! Chantal Pegolo ancora una volta sul gradino più alto del podio della Coppa Rosa. Io non so cosa chiederti, dimmi tu. Devo ancora realizzarlo e nulla, sono contentissima, non so che altro dire. Hai fatto due stagioni da allieva che veramente penso indimenticabili, per le emozioni più ancora che per le vittorie. A te cosa è rimasto dentro di questi due anni? Allora, sicuramente queste due coppe sono davvero importanti, per, almeno per me. E, nulla, ho cercato, no, ho vinto anche il campionato italiano quest'anno dopo anni e ringrazio la mia squadra per tutto il lavoro che hanno fatto, i miei allenatori Roberto Bottari e Nuno Gatto e la mia famiglia che ha sempre creduto in me. Entriamo un pochettino nel tattico di oggi, raccontaci gli ultimi chilometri dal passaggio del Telve qui all'arrivo. Allora, sono scattata troppo presto, infatti ne ho risentito e ho fatto tipo 150 metri di scatto, ovviamente non adatto alle mie caratteristiche, forse se scattavo più vicino, diciamo, al GPM potevo arrivare da sola, ma ci siamo sganciate in tre, mi hanno dato un grande aiuto, infatti voglio ringraziarle perché abbiamo collaborato e poi ce la siamo giocata tutte negli ultimi 300 metri. E ora? Cosa ti prospetta questo inverno e soprattutto la stagione 2024? Ora gareggerò sempre con la maglia del Kunshio e con allenatore Cristian Vettorello, Lino ed Eric. E, insomma, tengo questa maglia e spero di divertirmi di divertirmi, basta. Oltre al duplice successo qui a Borgo Valsugana di Chantal Pegolo, due figure importanti, i direttori sportivi di questa ragazza friulana, Romina Gatto e Roberto Botter. Emozioni anche per voi, immagino. Sì, una forte emozione perché avere questi obiettivi di squadra per due anni e mezzo consecutivi, avere tutte le ragazze che comunque hanno raggiunto i loro desideri, i loro sogni, per noi è il nostro obiettivo più grande e coronare ogni volta con queste vittorie per noi è un'ulteriore conferma che siamo felici, insomma, del tutto il nostro operato e speriamo che le ragazze continuino, perché poi alla fine l'obiettivo più bello è vederle poi nelle categorie superiori. Cosa ci puoi dire di queste ragazze? Abbiamo visto un gruppo unitissimo, da due anni stanno ottenendo tanti risultati, ma oltre ai risultati, fuori dalle transenne, come sono? Non è facile perché comunque le ragazze sono un po' particolari, soprattutto nell'età adolescenziale, e per noi non è facile dare delle regole, allo stesso tempo essere con loro tra virgolette amici e cercarle di farle crescere, perché comunque sì, non dobbiamo mai scordarci che, come i corsi ci insegnano, non siamo solo direttori sportivi ma comunque, insomma, siamo degli accompagnatori di vita, quindi ripeto, nel male e nel bene noi cerchiamo di dare quello che possiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio e speriamo che un domani si ricordino di quello che gli diciamo.
Roberto Botter, un anno fa ti ho detto che stagione è stata, mi hai detto fantastica, e questa? Questa, cosa posso dirti? Questa qui strepitosa perché riconfermarsi con la ragazza e soprattutto in maglia italiana per noi vuol dire l'apice del prestigio per la società, ma l'apice del successo per il nostro lavoro, che veramente si fanno tantissimi sacrifici, sempre due valigie pronte per il lavoro e soprattutto per le ragazze, di non fargli mancare nulla dagli allenamenti e tutto il resto, e sono soddisfazioni che durano poco ma ci ripagano di un anno intero di sacrifici.